Vediamo cosa si nasconde dietro questa porta. Oh, ma guarda la leva che abbiamo lasciato indietro prima. Ok, abbiamo aperto il percorso e possiamo scendere di lì. Perfetto. Di qua invece si prosegue all'indietro. Scusa un secondo. Quindi di qua è come l'abbiamo lasciato prima. Va bene, proseguiamo. Dobbiamo salire di... Scusa un attimo. A parte che il corvo dove è appoggiato? Però sembrava che indicasse che dovevo tornare di nuovo là. Ok, quindi apriamo finalmente il forziere. Blu. Vediamo. Verde, ovviamente. Dammi i soldi, grazie. Te io continuo... Allora, nonostante so che è una cavolata, sono follemente attratto dai forzieri di Vulgrim. So che è un'idea stupida, ma porca di quella miseria. L'idea di poter trovare un'altra falce posseduta. Dite che mi posso arrampicare? Ne dubito. Fermo un attimo. Allora, credo di poter fare un piccolo trick. Penso di poter fare questo piccolo trick, nonostante penso che non serva a nulla. Ok, ci siamo già arrivati, perfetto. Andiamo dall'altra parte e ci prendiamo la pagina del libro dei morti. Grazie. Eccola qua, quanto siamo? A 5 su 10. Siamo già a 2 capitoli e mezzo. Siamo già a 2 capitoli. Ecco, fatto. E mezzo. Comunque, dicevo, sono follemente attratto dall'idea di poter trovare una cavolo di falce da Vulgrim. Il problema è che non è così facile trovarle. Cioè, nel senso, sono abbastanza sicuro che anche aprendo di nuovo un'altra di quella cesta mi uscirà un'arma merdosa e non una falce. Oh, Yomed! Siamo a 2 su 4, non me l'aspettavo fosse qui. In teoria si prosegue risalendo da qua. Ecco qua. L'unica cosa che ci rimane da fare è proseguire. E credo che questa sia un'arena. Ma forse già incontriamo Samael. No, però qua siamo nel presente, non nel passato. Ah, però guarda, c'è già un portale. Questo ci porterà sicuramente da Samael. Fammi vedere, c'è qualche oggetto abbandonato a se stesso qua? Ovviamente no, però magari nel passato qualche oggetto lì potremmo trovarlo. Comunque lo ripeto, è davvero tanto diavolo tutto questo. Molto diavolo. Allora, io la butto lì. Apriamo il portale e appariamo alle spalle di Samael. Tu che cacchio ci fai qui, stronzo? Madonna mia, se non lo sapevo. E poi sta anche dormendo, guarda. Così l'arso consiglio manda un solo cavaliere per giunta nel passato. Esatto. No, la mia visita è informale. Infatti nessuno sa che sei qui. Voglio la chiave. Pure un'anima. Ora dammi la chiave. Sarà il nostro piccolo segreto. Beh certo, come no. Patete. Pezzi di scarto di uno stampo perfetto. Absalom è sempre stato il più forte. Absalom è morto. Troverai tutta la mia forza, Samael. Già. Sì. Hai superato molti ostacoli per arrivare di fronte a me. Già, quando sei ancora quasi in pieno potere. L'eroe muore nel finale. Non spoilerei certi giochi. A tuo fratello. Quale? Mi dai la chiave? O la prendo con la forza? Cavaliere, conosci già la risposta. Col cazzo che te la do. Ma com'è tutto bello sgargiulo lui. Allora, come facciamo ad arrivare di là? Dammi un secondo. Punto 1, avevo dimenticato di mettere a posto la telecamera. Punto 2. Volevo un secondo prepararmi. Beccati. Perché non va? Beccati questo.
Becca di questo. E già te ne vai. Ma dai. Allora, aspetta, aspetta, fermo. Giustamente, guarda. Neanche mi sorprendo ormai. Allora, non capisco se sono io forte o è Samael che è scarso. Minchia. Dove vai? Dai, buono. Ah, che palle. Che palle che continua a muoversi. Aspetta che arrivo, aspetta che arrivo. Tanto adesso si sposta sicuro. Cerchio. Non ho mai visto un quick time event in questo gioco, o sbaglio? È la prima volta che ci fa un quick time event? Ah, bene. E dai, almeno smettiamo di teletrasportarci. Allora, beccati questo e io mi carico. Cos'è sti cerchi infuocati? Finiscila! A parte, è veramente nel momento in cui è nel pieno della sua forza. È veramente bestiale Samael, eh. Non lo posso neanche toccare nel momento in cui fa questa roba qua, eh. Scusami. Volevo usare la mossa finale per la prima volta contro di lui. A parte che non avevo mai visto la mia forma spirituale fare quell'attacco. Forse quando continuavo a schivare. Ah, così? Sarà uno spettacolo. Minchia, avere la chiave del demone è stato facilissimo. Nuova campagna, il signore dei demoni, Belial. Alcuni affermano che il terzo Eam non sia stato completamente distrutto e che in alcuni luoghi viva ancora superstiti della razza umana. Scopri la verità e porta alla luce un male da lungo dimenticato, il signore dei demoni, Belial. Puoi accedere a questo contenuto? Sì, grazie. Anonimo, ti ho lasciato. Vabbè, non ho visto. Ovviamente dobbiamo tornare nel passato. Oh, un forziere. Bella. Una falce? Una falce, però mi sembra che fosse verde, giusto? Bello, falci letali, wow. Bellissimo. Allora, come aspetto in realtà è anche bella, ma wow, e vai. Chiave dell'angelo e chiave del demone. Possiamo finalmente tornare da dove siamo venuti. Tra l'altro, scusa un secondo, curiosità mia. La mappa, posso usarla? Cioè, qua siamo nel passato, in teoria, no? Cioè, se io uso adesso la mappa, torno indietro nel presente, nel passato o nel futuro? Bah. Chi lo sa, proviamoci. Proviamo a tornare da nostra madre e vediamo cosa ci dice. E così hai sconfitto Samael. Bravo, figlio mio, bravo. Madre, ciao. Qualunque sia il tuo gioco, Lilith, ho la chiave del pozzo delle anime. Dunque puoi ottenere la redenzione. E la scelta aspetta a te. Salverai un fratello o li salverai tutti? In teoria credo che ne salveremo uno solo, però grazie di non avermi detto niente di utile. Vediamo allora chi ci ha mandato una lettera e poi torniamo da Padre Corvo. Ci hanno mandato la forza, immagino. È stato sbloccato il livello 3 della prova del fuoco. Ovviamente. Va bene, proseguiamo.